Calamares. Com'è? Ci siamo. Quindi è merenda today, slate, sono merenda with calamari. You never do merenda with calamari. In my place they say we do merenda with broccoli or with che cavolo. Allora, questo è il segreto, the real chef, the never budge. Tacci lì, un attimo. Quindi conoscete la storia di Muccio Scevola o ve la siete dimenticata? In Italia praticamente Muccio Scevola era un famoso senatore che praticamente l'hanno accusato di dire bugie. Quindi Muccio Scevola disse: io non ho mai detto bugie, per dimostrare questo metto la mano nel fuoco. E alcuni dicono che non si sia bruciato, come dicono in Italia i cuochi: quando tu diventi un buon cuoco non ti bruci più neanche con l'olio bollente, come se diventi una specie di monaco Shaolin, perché anche i monaci Shaolin sono famosi per questo. Cioè praticamente la forza della mente è superiore a quello che noi crediamo di vedere, cioè la mente umana è veramente potente. Quindi se la usiamo per le ragioni giuste, questo ci porta a successo nella vita, pace. E in latino si dice la pace vera della mente, cioè quando ti comporti ataraxia, si dice, cioè quando ti comporti in maniera per gli uomini, per la legge e per Dio giusta, ottieni la pace eterna. In Latin we say ataraxia, cioè when you are right in front of God, human and animals, you obtain ataraxia. Cioè, the Buddhist they say nirvana, the Latin ataraxia. Quindi, now we eat this. Comunque, some they say if it's better to eat vegetable. For me, it's from Latin this de gustibus. Cioè, what mean de gustibus? Mean. If you like, if you like, you eat. If you don't like, no one can say to you, comunque, if it's wrong, but right. You can eat everything, if you like. Comunque, we obtain another goals in YouTube, cioè we have 12,000, almost, tomorrow is 200, so I don't know when it's public, so probably we are 12,300 when this video is public. So see you next video. Ciao.